Buonasera a tutti coloro che ci seguono da remoto, perché ormai ci siamo abituati a fare una parte consistente della nostra attività da remoto. Francamente noi stiamo lavorando tantissimo per riportare la gente anche in casa della cultura, ma insomma i tempi sono questi. Un po' di cose si fanno in sede, un po' si fanno da remoto, vediamo di accettare la situazione per quella che è e gestirla al meglio. Il vantaggio positivo di questa cosa è che abbiamo con noi persone un po' da tutta Italia, che tranquillamente discutono con noi di una cosa molto importante e col piacere. Stasera discutiamo il libro di Giuseppe Pierino, eccolo qui, Fausto Gullo, vediamo se riesco a farlo vedere, no, sono pessimo, no, al contrario. Ecco. Così al contrario. Fausto Gullo, un comunista nella storia d'Italia. Io non so cosa dice Fausto Gullo, il nome di quello che ci ascolta in questo momento, temo che ci dica pochissimo. Eppure è un nome molto importante nella storia del PC e in qualche modo nella storia d'Italia. È stato parte della Costituente, ministro nei primi due governi che si costituirono dopo la Resistenza, dopo la Liberazione, e ministro importante, ministro dell'agricoltura prima e poi della giustizia. L'agricoltura è un tema, il ministro dell'agricoltura allora fu una cosa molto molto importante. Insomma, è un passaggio importante della storia del PC e della storia dell'Italia dell'immediato dopoguerra. Poi Perino ci spiegherà che in realtà forse come Fausto Gullo è un personaggio più complesso, come dire, laico, e ne ascolteremo nel dibattito, però insomma è un punto che ci evoca cose molto importanti della nostra storia e ho ritenuto assolutamente necessario accettare la proposta di Pierino di presentare il suo libro. Anche perché, devo dire, in questi 11 mesi, come Aldo Agosti può testimoniare, abbiamo lavorato tantissimo per il centenario del PC. Ma lo dico perché Aldo Agosti è stato coinvolto fin da gennaio, quindi sono 11 mesi che collaboriamo assieme e da allora ci siamo visti più volte sugli schermi per discutere del centenario del PC in varie forme, sotto vari aspetti, vari personaggi, vari nodi politico-culturali, insomma, una questione che abbiamo dovuto affrontare con grande impegno e devo dire mi sembra giusto adesso che in questo percorso inseriamo anche la discussione su un libro scritto da un ex parlamentare comunista su un personaggio di grande spicco della storia del PC come è stato Fausto Gullo. Questo è l'oggetto della nostra riunione questa sera. Con noi a discutere abbiamo l'autore del libro, Giuseppe Pierino, che è stato parlamentare della Repubblica che ha pazientemente scritto questo libro interessante e impegnativo. Abbiamo con noi Aldo Agosti, che ci ha accompagnato in tutto questo percorso. Aldo, grazie di cuore, devo dire, sento davvero un debito di riconoscenza nei tuoi confronti. Piero Bevilacqua, che con noi ha discusso tante cose, non solo di storia, politica, in realtà abbiamo discusso di tante altre cose, Piero, assieme, quindi molto importanti e che si può facilmente ritrovare nei nostri archivi sulla rete, e Antonella Salomoni, storica, con cui ringraziamo francamente tantissimo essere qui con noi. Possiamo cominciare a entrare nel merito. Io seguo il criterio banalissimo, se siamo d'accordo, dell'alfabeto. Aldo, sei disposto a iniziare per tu la discussione? L'avevo preannunciato, quindi non devi... Sono disposto senz'altro, anzi sono preparato. Grazie Aldo, tu sei la mia salvezza su queste cose, quindi salvezza della casa della cultura, deve farti un monumento. Non esageriamo, in realtà l'ordine alfabetico è anche un privilegio perché poi almeno si può, non si rischia di essere in coda e ripetere cose che altri hanno già detto. Il rischio lo corro lo stesso perché già tu, introducendo la persona di Gullo, ti sei posto la personalità, il nome di Fausto Gullo, ti sei posto un problema che mi sono posto anch'io. Ma io partirei un pochino più indietro, cioè direi sono tempi in cui la storia dell'Italia repubblicana nel Novecento, io preferisco chiamarla così piuttosto che storia della Prima Repubblica, proprio da storico, perché la Prima Repubblica formalmente non è finita, ecco, è una transizione incompiuta a qualche cosa che non conosciamo. Però allora parlerò di storia dell'Italia repubblicana nel
nel Novecento, è chiaro che sta un po' sbiadendo nella memoria, e con quella, con essa naturalmente anche un po' la storia del Partito Comunista Italiano, che ne è stato indiscutibilmente uno dei maggiori protagonisti, e neanche la ricorrenza del centenario ha poi, come dire, ravvivato più di tanto, al di là di alcune fiammate iniziali, l'interesse per questa storia pure così importante. Però mi sembra di poter dire che affiora abbastanza di frequente un certo interesse per le biografie dei protagonisti dell'Italia repubblicana, sì, ma in particolare per quelli che sono stati personaggi di rilievo del Partito Comunista. E forse questo per il carattere in qualche modo sempre eccezionale delle loro vite. E anche la vita di Gullo lo conferma. E il libro di Giuseppe Pierino che presentiamo stasera contribuisce a restituirci in tutto il suo rilievo, in tutto il suo spessore, un itinerario abbastanza lungo, più di 80 anni di vita, uno dei personaggi più significativi della prima fase della storia del comunismo italiano, della prima fase certamente, ma che poi la attraversa addirittura fino al 1974, quindi è una fase molto matura. Ecco, come accennava anche Capelli, probabilmente oggi Gullo, anche diciamo a un giovane attivo in politica oggi a cui la storia del Partito Comunista trasmetta ancora dei valori, anche a uno di loro il nome di Fausto Gullo è probabilmente sconosciuto. Eppure è un personaggio di insospettata ricchezza, la cui lezione per certi aspetti, lo dirò, mi sembra ancora attuale. E quindi al libro di Pierino dobbiamo senz'altro riconoscere il merito di ripercorrere sulla base di una ricerca ineccepibile dal punto di vista documentario e aggiornata dal punto di vista della conoscenza, anche del dibattito storiografico, un personaggio di questo rilievo. Chi è Fausto Gullo? Allora, io adesso immagino di non parlare ai miei interlocutori, ma a qualcuno anche che va al di là di questa galleria che compare alla destra dello schermo. Calabrese, nato nel 1887, studia giurisprudenza a Napoli ed è allievo anche di Antonio Labriola, che è una cosa da non dimenticare. Simpatizza fin da giovane per il Partito Socialista, fin dal 14 è eletto nel Consiglio Provinciale di Cosenza, ma non come candidato socialista, ma è appoggiato dai socialisti e dai radicali, è sicuramente vicino alle posizioni socialiste, quindi è contrario alla guerra, ma nella Prima Guerra Mondiale fa il suo dovere, presta servizio come ufficiale di complemento. Aderisce al Partito Socialista soltanto per quello che si può dire con certezza, diciamo, soltanto nel 1918, e segue da vicino che aveva conosciuto e stimato e a cui si era legato durante l'università, cioè Amadeo Bordiga. Segue Bordiga anche nella scissione del Partito Socialista che si consuma a Livorno e che porta alla nascita del Partito Comunista d'Italia, dove è subito molto attivo. Viene eletto deputato nel 1924, quando i deputati del Partito Comunista in tutto saranno solo 7. Poi la sua elezione verrà invalidata per un vizio, diciamo così, di forma, per un ricalcolo dei voti. In realtà poi quell'elezione sarebbe stata cancellata comunque dalle leggi eccezionali del 1926 che revocarono il mandato parlamentare ai deputati che avevano partecipato alla secessione dell'Aventino, anche se il PCD l'aveva fatto in maniera molto iniziale e limitata. Rimane vicino a Bordiga, è uno dei membri del comitato d'intesa che nella lotta iniziale delle frazioni dentro il partito rappresenta la sinistra, però già prima del 1926, quindi della messa fuori legge del partito, da Bordiga si allontana
è conquistato dalle posizioni di Gramsci, e io direi che sia l'impressione che lo sia soprattutto per la centralità che Gramsci attribuisce alla questione meridionale, perché sono di quegli stessi anni gli alcuni temi della questione meridionale che Gramsci scrisse e sono rimasti a lungo la bussola dell'orientamento del Partito Comunista su questo tema. Gullo comunque è un sovversivo, diciamo così, un paio d'anni di confino in Sardegna, ne ritorna solo per le ragioni di salute, e da quel momento a differenza di altri comunisti di rilievo, ma a somiglianza invece di molti, si apparte in un dignitoso isolamento, non sceglie la via dell'esilio, torna ad esercitare quella che era la sua professione, la professione di avvocato, e lo fa, bisogna dire, come avrebbe fatto anche in seguito, poi vi dirò affinità che ha con un altro personaggio della storia del Partito Comunista Italiano, lo fa soprattutto difendendo i poveracci, che è un modo, come dire, di fare politica in qualche maniera durante il regime. Ma non appena il regime cade, appena dopo lo sbarco alleato in Sicilia e quindi appena dopo la liberazione anche della sua regione, la Calabria, è uno dei più attivi nella ricostituzione del tessuto organizzativo del partito nell'Italia liberata e uno dei protagonisti anche del dibattito che impegna il partito in quel delicato snodo che è il 43-44, che accumula tutta una serie di problemi sull'atteggiamento che i comunisti devono tenere nei confronti del governo che è succeduto, quello di Mussolini, quello del governo Badoglio, nei confronti del re e in generale della questione istituzionale, nodi che sappiamo verranno sciolti o in qualche misura forse tagliati addirittura dal ritorno di Togliatti in Italia e dalla svolta di Salerno e dalla decisione che il Partito Comunista partecipi in prima persona, diciamo, come attore della vita politica anche al governo Badoglio, e che si dia il compito prioritario di liberare l'Italia dai nazifascisti, demandando la soluzione della questione istituzionale alla scelta di un'assemblea costituente che sarà eletta quando tutta l'Italia sarà libera. Abbiamo appreso da questo libro in modo particolare, anche se Pierino lo ha ricostituito sulla base, come dire, di una ripresa di documenti pubblicati anche in anni precedenti, particolarmente del libro di Maurizio Valenzi, abbiamo appreso quale fu l'importanza di Gullo nel far pendere la bilancia di un partito che era diviso e riluttante a intraprendere la strada della svolta di Salerno, la strada della collaborazione al governo, quale fu l'importanza del discorso di Gullo, che alla fine fece pendere la bilancia proprio a favore delle posizioni di Togliatti. E direi che questo gli conquistò la stima in peritura di Togliatti, perché anche se poi i rapporti si fecero meno fitti, meno importanti, però c'è un legame di fondo che lega questi due personaggi anche in seguito. C'è una formazione in fondo che non è tanto lontana, una formazione giuridica, insomma qui si potrebbe allargare il discorso. Sono temi tutti che nel libro di Pierino vengono o sollevati o in qualche modo posti all'attenzione del lettore. E comunque questa stima che Gullo si conquista da parte di Togliatti, non so se gli valga, ma certamente è un fattore importante nella sua designazione come ministro nel primo governo allargato alle forze antifascisti di Badoglio, cioè nel secondo governo Badoglio. E Gullo diventa ministro dell'agricoltura, quindi un ministro in una funzione chiave assolutamente, no? Pensiamo ai problemi drammatici che poneva appunto la questione anche solo dell'approvvigionamento alimentare in un'Italia sconvolta dalla guerra. E Gullo lega indissolubilmente il suo nome
ha una serie di decreti noti poi appunto almeno a un po' agli studiosi, agli storici, come i decreti Gullo, e lui resta nella memoria collettiva, soprattutto del Mezzogiorno, come il ministro dei contadini. Perché che cosa sono questi decreti Gullo? Sono fondamentalmente una serie di misure che mirano a risolvere alcune questioni urgenti, ma al tempo stesso, per esempio la questione degli ammassi, no? Che era una questione cruciale, ma si propongono anche di inaugurare un nuovo rapporto fra Stato e masse rurali. Il più importante di questi decreti prevede di concedere ai contadini terreni altrimenti non sfruttati, di ridistribuirli in modo equo con la concessione di terre a cooperative e altre organizzazioni contadine, il che spinge e incentiva il movimento contadino a organizzarsi e a portare avanti le sue lotte utilizzando strumenti legali. Poi, dopo il referendum del 1946, si forma il secondo governo De Gasperi e Gullo viene, come dire, destinato ad altro incarico, diventa ministro di Grazia e Giustizia, succedendo fra l'altro a Togliatti, che aveva appena emanato l'amnistia legata al suo nome. Ma perché però Gullo viene sostituito? Erano nate polemiche successive all'emissione dei suoi decreti, sollevate da un ampio fronte conservatore che andava da Benedetto Croce a una parte rilevante della Democrazia Cristiana, e che aveva spinto alla nomina di un personaggio che, come dire, incarnava una posizione molto più moderata, che doveva mitigare gli eccessi, i presunti eccessi delle misure di Gullo, cioè Antonio Segni, futuro Presidente della Repubblica. Come Ministro della Giustizia, Gullo, sia pure per pochi mesi soltanto, 5 se non sbaglio, si trova a gestire i problemi delicati, prima di tutto quello dell'applicazione dell'amnistia che il suo predecessore gli ha lasciato in eredità, e su cui non sto qui a dilungarmi, ma sono note, come dire, le tensioni anche laceranti che l'amnistia di Togliatti, l'amnistia che porta il nome di Togliatti, anche per l'applicazione, o soprattutto per l'applicazione che ne fa una magistratura che usciva, come dire, completamente legata ancora al passato regime, sono note le tensioni che questo suscita. E Gullo, come dire, mostra una capacità anche diplomatica di muoversi con equilibrio in mezzo a queste tensioni, ma anche una notevole determinazione nello sforzo di eliminare dalla magistratura gli elementi più reazionari. E da questo punto io ho appreso un episodio che onestamente non conoscevo, cioè il braccio di ferro che intraprende con il procuratore generale della Cassazione Pilotti, il quale in questa sua qualità di procuratore generale della Cassazione era stato chiamato a ratificare i risultati del referendum, e aveva, con un'interpretazione molto capziosa della legge che istituiva il referendum, brigato in sostanza per mettere in discussione la vittoria repubblicana. Non sto ad addentrarmi nei tecnicismi che avevano portato a questo, anche se sarebbe interessante. Inoltre Pilotti era sfacciatamente monarchico, al punto che durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 1947 aveva fatto, come dire, proprio con uno sgarbo istituzionale, attendere il neo presidente della Repubblica De Nicola, come dire, in anticamera, e non aveva mai nominato durante tutta la sua allocuzione iniziale la Repubblica stessa, né il suo presidente. Allora Gullo si impegnò per cercare di fare rimuovere dalla carica Pilotti, non vi riuscì, non stiamo ad entrarci nella questione. È interessante notare che chi svolse fin da allora una funzione di freno rispetto a questa sua azione era il giovanissimo Giulio Andreotti. Non voglio, come dire, anticipare troppe pagine del libro, perché queste cose io le,
in gran parte le apprendo dal libro, che ho letto veramente con interesse e con passione. Poi Gullo è, e questo forse si sapeva di più, partecipa attivamente ai lavori della Costituente, di cui è eletto membro nel 1946, e l'impronta che dà in questa sua partecipazione, anche questa è significativa, perché da un lato lui mostra una diffidenza abbastanza pronunciata nei confronti di organismi eminentemente tecnici che non siano emanazione diretta della volontà popolare. Quindi, per esempio, del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro o della Corte dei Conti, che non vorrebbe costituzionalizzata nelle sue funzioni, ma anche della Corte Costituzionale. Poi sulla Corte Costituzionale in un secondo momento, ma del resto questo è un itinerario che percorre anche Togliatti, la sua posizione cambierà in seguito. E poi mostra, e qui anche questo è molto interessante, una notevole ostilità nei confronti delle regioni, perché dell'ordinamento regionale teme che esso possa ostacolare l'introduzione di grandi riforme nazionali, no? Come la riforma agraria in primo luogo che gli stava a cuore, e teme che l'autonomia finanziaria per quanto riguarda il Mezzogiorno possa in realtà, per la disparità di peso esistente, compromettere anche la sola ipotesi di uno sviluppo di queste regioni. Un altro punto importante, che emerge pure questo durante i lavori della Costituente, è il forte laicismo di Gullo. Gullo aveva una formazione, diciamolo chiaro, anticlericale, che si ricollegava a quel filone del riformismo illuministico che era caratteristico di molti intellettuali meridionali. E per esempio non è affatto convinto dell'inserimento del concordato nella Costituzione. E quindi è assai riluttante a votare per l'articolo 7. Lo farà per disciplina di partito, ma direi soprattutto, mi pare che emerga dall'interpretazione di Pierino, per lealtà nei confronti dello stesso Togliatti. Eletto deputato nel 1948, sarà poi uno degli uomini di punta nel lavoro parlamentare del Partito Comunista. Si batterà con un forte impegno, si distinguerà soprattutto per un forte impegno sui temi dell'agricoltura e del Mezzogiorno. Si batterà contro la legge stralcio della riforma fondiaria presentata proprio da Segni nel luglio del 1950, che riteneva, e aveva ragione, non affrontasse integralmente la questione e che non garantisse a sufficienza le classi contadine più deboli. Nella vita interna del Partito Comunista il suo ruolo non diventa mai veramente di primo piano. Ho notato, sono andato a controllare, che non ha mai fatto parte della direzione, ha fatto parte al massimo del Comitato Centrale. È stata, credo, in parte una scelta sua, in parte una conseguenza di una dialettica interna del partito. Sta di fatto che se noi seguiamo le sue posizioni all'interno del Partito Comunista, lo vediamo spesso su posizioni critiche e anche di dissenso rispetto alla linea prevalente. Per esempio, è piuttosto critico di fronte alla denuncia di Khrushchev nel rapporto segreto al 20° congresso, che appunto denuncia gli eccessi, gli orrori della dittatura staliniana. Per il metodo sicuramente, e in questo poi la sua posizione non è tanto dissimile da quella iniziale di Togliatti, ma in fondo anche per il merito, perché esita a mettere in discussione in questo modo le realizzazioni di quella che continuava a considerare la patria del socialismo. Però, e questo anche è una cosa notevole, di fronte alla repressione dell'Unione Sovietica, della rivolta popolare in Ungheria nell'ottobre del 1956, esprime, non nasconde, riserve molto profonde, anche se le indirizza soprattutto ai dirigenti del Partito Comunista Ungherese, che avevano creato una situazione che in qualche modo legittimava la ribellione popolare. Gullo è un uomo politico poco incline ai compromessi.
ripetutamente, come ho mostrato, entra, ma lo mostro ancora dopo, pur avviandomi rapidamente, alla fine, ripetutamente entra in dissenso con il partito. Per alcuni aspetti mi ha ricordato Umberto Terracini, anche perché le questioni su cui nasce il dissenso e la differenziazione di linea e un atteggiamento in realtà poi anche simile sono spesso le stesse. Quindi, per esempio, laicismo è un atteggiamento di estrema diffidenza, se non di aperta ostilità nei confronti della Democrazia Cristiana, che non cessa mai di manifestare. Il dialogo con i cattolici, certamente lui ha parole, ma non credo solo a parole, lo considera una politica giusta, ma ritiene che il modo di praticarlo non possa passare attraverso la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana gli appare un coacervo di interessi reazionari che può solo in qualche modo inquinare una politica che miri agli obiettivi che il Partito Comunista e lo schieramento progressista in generale in Italia persegue. Su questo ci sarebbe molto da dire. Piero Bevilacqua nella sua introduzione ne parla, se ne è parlato anche in precedenti libri su Fausto Gullo, come voglio ricordarla perché è molto interessante, e l'edizione del suo epistolario del 2014, se non sbaglio, a cura di Oscar Greco, che contiene una serie di lettere estremamente interessanti di Gullo e dove si dimostra che Gullo dialoga alla pari con una serie molto notevole, con tutti i dirigenti del partito, no? Da Berlinguer a Natta, a Ingrao e altri, a Togliatti naturalmente, con cui il rapporto, ripeto, è molto stretto. Di fatto, alla morte di Togliatti, quello che era già stata, come dire, una posizione di secondo piano, almeno nel partito, subisce un ulteriore ridimensionamento. Si può parlare forse di un'emarginazione, ha a che fare anche con il ricambio generazionale che si era già avviato con l'ottavo congresso del partito. Però Gullo resta comunque un personaggio in qualche modo coerente a se stesso. Nella bellissima introduzione che ha premesso a questo libro, Aldo Tortorella, che evidentemente lo ha riletto, lo ha riguardato con aperta simpatia, ha usato il termine persistere mutando per riassumere, diciamo, telegraficamente la carriera di Gullo. E questo mi pare che in parte sia vero. C'è un ultimo particolare che mi pare che valga la pena di ricordare, è che, se non sbaglio, Gullo fu il presidente della Lega Italiana per il divorzio e riuscì a vedere la vittoria nel referendum del 1974, pochi mesi prima di morire, appunto il 3 settembre del 74. Un'altra cosa che dimenticavo di menzionare e che menziono per ultima, ed è un altro elemento di affinità con Umberto Terracini, anche se tra i due per esempio non mi risulta ci sia corrispondenza o stretta conoscenza, ma comunque anche nei confronti del movimento studentesco 1968 soprattutto, Gullo ha un atteggiamento di aperta simpatia e considera grave il ritardo che il partito mostra nella comprensione della spinta innovatrice che lui vede presente in questo movimento. Grazie, mi fermo qui. No, grazie a te Aldo per aver inquadrato perfettamente il personaggio. Devo dire che questo paragone con Terracini era passato per la testa anche a me, perché io ricordo perfettamente 74, il comizio di Terracini la sera della vittoria del referendum, e fu un fenomeno che mi colpì tantissimo allora, e nell'aver scoperto che Gullo è stato presidente del comitato per il divorzio ho stesso ricollegato questi due fenomeni così diversi, due personaggi così diversi, eppure c'è qualcosa che unisce, che mi sembra che tu giustamente hai colto con questa forza. Continuiamo nella discussione con Piero Bevilacqua.
Piero, io ti ho conosciuto tantissimo come storico dell'ambientalismo. Dire, sei qui dentro e ti chiederei tutto di spiegare perché sei qui dentro in questa discussione. Cioè, questa è una cosa che mi ha molto incuriosito e mi piacerebbe sentire una tua precisa argomentazione su questo. Prego, Piero. Allora, salve. No, io posso giustificarmi ricordandoti, caro Ferruccio, che in gioventù ho scritto per gli Annali Feltrinelli un saggio sulle origini del Partito Comunista d'Italia nel Mezzogiorno. Questo non mi era noto, vedi? Essendo, come dire, un grafomane impenitente, ho anche questo alle spalle. Devo dire che, diciamo, la sintesi di Aldo Agosti è perfetta ed è anche un distillato, per quanto essenziale, ma molto calzante del libro di Giuseppe Pierino. Io posso aggiungere alcune cose. Intanto parlare del libro in sé, che è un libro ben scritto. Non è una cosa scontata, perché molti storici contemporaneisti, Aldo lo sa, non sanno scrivere, scrivono male. E poi non è una notazione estetica. Quando un libro delle scienze sociali è scritto bene, vuol dire che anche un fondamento, diciamo, strumentale, argomentativo, di conoscenza e di aderenza al reale è abbastanza forte. Poi è ben documentato, il parere è autorevolissimo di Aldo Agosti, mi conforta in questa mia convinzione. E infine porta dei contributi innovativi. Allora, la confessione di Aldo Tortorella nell'introduzione, nella quale dichiara apertamente che ignorava il ruolo che Gullo aveva avuto nel marzo del 1944 nel consiglio del gruppo dirigente del Partito Comunista, nell'intervento finale, nel capovolgere le sorti di un confronto drammatico, una spaccatura interna al gruppo dirigente tra, come dire, quelli che volevano continuare il vecchio estremismo bordigliano e chi leggeva la situazione del momento nei suoi termini reali, e quindi era per la continuazione della guerra, per rimandare la questione istituzionale a un referendum costituzionale, per l'appunto, e diciamo, quella fu l'avvio di, presso la, il passaggio presso il gruppo dirigente del Partito Nuovo di Togliatti, no? Della via italiana al socialismo, come si articolerà più avanti. Tra l'altro Pierino fa una notazione interessante, citando proprio un passo di Aldo Agosti, a proposito che mi ha, diciamo, forse l'avevo letto in passato, ma mi è ritornato illuminandomi, diciamo, alla mente, e cioè il fatto che Togliatti abbia deciso, come dire, una svolta nella formazione, nella strategia del partito già negli anni bui delle purghe staliniane. E Pierino questo lo ricordo, lo cita in nota mostra, come dire, come l'incontro tra questa posizione di Togliatti, che naturalmente diventa molto più convinta e matura all'indomani sul finire della guerra, e Fausto Gullo, che viene da un'altra esperienza molto diversa, però diciamo molto radicata nelle esperienze reali, e gli altri quadri erano per lo più propagandisti. Gullo era uno che aveva avuto un contatto ravvicinato e lungo con il movimento contadino, con le masse popolari calabresi. Poi voglio dire alcune cose a questo proposito, già toccate da Aldo. Perché è importante, tra le altre cose, questa biografia? Perché
contribuisce a dare fisionomia ai gruppi dirigenti di un grande partito, al gruppo dirigente di un grande partito. Noi oggi siamo abituati a vedere il leader come l'uomo solo al comando, un capo isolato che fa e disfa, diciamo, con le proprie decisioni, che certo coinvolgono anche, i quali però non appaiono gli altri, come dire, comprimari, no? Il Partito Comunista non era solo Togliatti, e non è stato solo Longo, non è stato solo Berlinguer, c'era Mendola, c'era Ingrao, c'era Reichlin, c'era Scocimarro, c'erano personaggi di grande statura, per cui naturalmente il prestigio e l'autorevolezza di Togliatti erano immensi, ma le sue decisioni erano prese all'interno di una dialettica e di una discussione reale dentro il partito, per cui concorrevano alle scelte più intelligenze, più culture, più punti di vista, un patrimonio notevole, e questo naturalmente si può dire anche per gli altri partiti, per il Partito Socialista, per lo stesso gruppo dirigente della Democrazia Cristiana, quindi un patrimonio davvero perduto. Io a proposito della presenza di Fausto Gullo nel secondo governo Badoglio, devo fare un'osservazione che secondo me non è stata una considerazione, una riflessione che non è stata fatta. Cioè, la presenza di Gullo in quel governo come ministro comunista dell'agricoltura è il tratto simbolicamente e culturalmente più dirompente di quegli anni. È la prima volta nella storia d'Italia, dell'Italia Unita, che un comunista è ministro, niente di meno, dell'agricoltura. Allora, questo naturalmente, al di là della forza riformatrice dei famosi decreti Gullo, imprime, perché i decreti Gullo certo favoriscono in qualche misura il mondo contadino, soprattutto per ciò che riguarda i riparti negli ammassi, ma se noi consideriamo il decreto del giugno 44 sulle terre incolte e mal coltivate, non è che si discosti molto dal decreto Visocchi del 1919, però la presenza di Gullo fa irrompere le masse contadine, le quali per la prima volta vedono uno Stato amico. È un fatto di una novità storica straordinaria. Vedono che al governo c'è un uomo che è stato amico dei contadini sul serio. Lo ricordava anche ricostruendo la sua biografia ad agosto, e questo Pierino lo mette molto in luce. Voglio fare questa considerazione perché si capisca bene la novità, a parte un po' Pietro Mancini tra i socialisti, la novità assoluta di questa figura nel mondo professionale del Mezzogiorno. Vedete, gli avvocati e i magistrati erano tutti rampolli della borghesia agraria. La borghesia agraria che trasmetteva, nonostante l'abolizione del maggiorescatola, il patrimonio al primogenito, mandava all'università di Napoli i propri figli perché facessero gli avvocati e i magistrati, e costoro difendevano la proprietà, difendevano i diritti padronali e naturalmente facevano anche politica, perché avendo una clientela, questa clientela professionale diventava automaticamente anche una clientela politica. Ebbene, io ho trovato, per esempio, le posizioni degli avvocati nella commissione per la ripartizione delle terre incolte, c'era presso il Tribunale di Catanzaro, tutti gli avvocati erano schierati contro i contadini, difendevano le posizioni padronali.
Gullo rompe con questo mondo e addirittura difende gratuitamente i contadini contro i proprietari terrieri, quindi diventa una leggenda già prima del fascismo, quindi immaginatevi quando arriva al governo. Quindi diciamo c'è questa straordinaria esperienza di rottura, perché la politica è fatta anche di questo, no? È fatta di simboli, è fatta di psicologia, è fatta di sentimenti. Ecco. Allora, devo dire che un altro merito del libro è quella di mostrare Gullo all'interno della società italiana, no? All'interno dei problemi. Non è mai una biografia, come dire, isolata al personaggio. Il personaggio è sempre nella rete delle relazioni, sia all'interno del partito, sia all'interno della società italiana. E quindi sono vivissimi questi personaggi, no? da Croce, a De Gasperi, a Segni e così via, tutto il mondo che si agita in una lotta politica, si tratta di pagine di grande interesse che naturalmente, ecco, credo purtroppo non appassioneranno i nostri giovani, anche se naturalmente il ceto politico ha fatto di tutto per disamorare le nuove generazioni alla cultura e alla storia della politica repubblicana, che pure è una grande pagina di storia. Allora, qualche cosa su Gullo. Che io ho pure conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, di assistere dopo il 1968 a Catanzaro ad una sua conferenza, naturalmente ascoltata con spirito di sopportazione e supponenza dai vecchi quadri del PC, mentre noi giovani che uscivamo, che tornavamo da Roma, da Torino, da altre università italiane e dal movimento lo acclamavamo, perché diciamo la verità, l'uomo era intransigente, ma aveva una visione, no, rivoluzionaria della realtà italiana, corretto in questa sua passione dalla grande esperienza e anche dall'intelligenza, dalla vasta cultura dell'uomo, ma il suo spirito era questo, ed era talmente consapevole della come dire, incomponibilità del suo atteggiamento con la linea sempre più dispiegata del Partito Comunista Italiano, che come ricordava Aldagosto, insomma, non stava nel Sanctorum del partito, dove si prendevano le decisioni, preferiva stare a margine. Ma questo mostra la grande onestà del personaggio e anche il grande senso di responsabilità. Dimensioni scomparse dal comportamento corrente del ceto politico nostro, no? E lui sapeva, non voleva produrre divisioni all'interno del partito. Per lui l'unità, come per migliaia di militanti e di dirigenti, era sacra, era un valore, no? Era la forza del partito, e questa forza si giocava a favore dei ceti popolari, a favore degli ultimi, quindi non si poteva indebolire un fronte che era destinato a proteggere chi era indietro. Ci sono diversi capitoli molto interessanti su cui naturalmente non mi posso soffermare, ma nei quali, come dire, l'intransigenza morale
oltre che politica e ideologica, di Gullo si esprime secondo me anche con elementi di attualità. Mi riferisco alla sua battaglia contro il regionalismo, no? che Pierino tratta ampiamente. Ricorderete, no? Si discuteva allora della possibilità di una organizzazione su base regionalistica dello Stato italiano, o addirittura federalistica, secondo alcune posizioni. Gullo era contrario per molte ragioni. Quelle più immediate era la presenza del separatismo siciliano, che era una forza minacciosa, la quale si poneva in aperto distacco allo Stato italiano nelle sue punte più estreme, con al suo interno elementi di banditismo, di criminalità organizzata, e questo naturalmente spaventava. Ma c'era anche una consapevolezza più profonda, che io considero più attuale. Gullo vedeva il paese profondamente diviso. Diviso culturalmente, diviso per esperienze storiche, diviso per grado di sviluppo economico dei vari territori. E quindi la ripartizione regionale gli appariva come un indebolimento di quello Stato unitario che aveva invece il compito rappresentare tutti, no? E di rappresentare tutti allo stesso modo, di unificare il paese con criteri di uguaglianza che erano fino ad allora mancati. E secondo me questo acquista una grande attualità, questo realismo, perché chi è contrario a, come dire, a redistribuire il potere dello Stato anche in periferia? Nessuno di noi in linea di principio lo è, no? Significa anche alleggerire i compiti dello Stato, che non può arrivare in tutti i territori, ed assegnare il governo locale a chi è più vicino alle popolazioni e alle situazioni. Ma Gullo però non aboliva, diciamo, nella sua visione il ruolo dei poteri locali, che era rappresentata dai comuni. E perché storicamente sono i comuni gli enti istituzionali più vicino alle popolazioni e più immediatamente a ridosso delle loro esigenze e dei loro problemi. E si è visto, guardate, io considero un errore istituzionale, l'errore istituzionale forse più grave nella storia dell'Italia repubblicana, la creazione delle regioni. Mi assumo la responsabilità di questa affermazione molto, molto impegnativa. A giudicare dall'Italia meridionale, ma non solo, si è creato un ceto politico parassitario che rastrella le risorse dal centro e impedisce ai comuni di giocare invece un ruolo democratico, il ruolo democratico che rafforzerebbe la partecipazione popolare e impedirebbe la dissipazione di tante risorse. Non è una buttata, ma ve ne dico una: nella mia Calabria, l'ultima delle regioni italiane, ahimè, i consiglieri regionali, non gli assessori, hanno uno stipendio di 12.500 euro al mese, al netto, escluse naturalmente tutti i vari appannaggi e così via. Questo è incredibile. Cioè, Sono cifre amorali, no? In un paese, in una regione in cui ci sono migliaia e migliaia di famiglie che vivono in povertà assoluta, e questi consiglieri non fanno nulla, anche perché per come è configurato il sistema elettorale e l'organizzazione del potere, l'opposizione non ha nessun potere, e anche chi governa è del tutto subordinata ai vertici del governo regionale. Quindi concluderei, ecco, questa posizione di Gullo, insieme, come lo ricordava anche Agosti, su questo Pierino insiste molto, dedica tante pagine, la battaglia parlamentare di quest'uomo, che si è
impegnato moltissimo su tanti temi che hanno attraversato la storia dell'Italia repubblicana. È un modello di laboriosità, di operosità, tutta proiettata al riscatto civile delle nostre popolazioni, al miglioramento dello Stato di diritto, all'avanzamento dei diritti delle persone, oltre che delle condizioni. E poi, lasciatemelo dire in finale, la sua attenzione all'agricoltura, che oggi è un nodo strategico, straordinario, della cosiddetta transizione ecologica, che dovrebbe chiamarsi transizione ambientale, perché l'ecologia è la scienza che studia l'ambiente, ed è dimenticato. Eppure, l'agricoltura, insieme all'allevamento intensivo, contribuisce per il 30% al riscaldamento globale, il 30%, senza dire che l'agricoltura consuma ingenti, il 70% delle acque utilizzate nel pianeta e immense quantità di energia elettrica per muovere le macchine, per fabbricare i concimi chimici, per le pompe idrauliche e così via, una misura incredibile, e nello stesso tempo con la concimazione chimica, il diserbo chimico, sintetico e i fitofarmaci distrugge la fertilità della terra, cioè cancella, sterilizza il luogo dove si produce il cibo, e andando di questo passo l'agricoltura è, come dire, la nemica numero uno della possibilità di vivere sul pianeta. Questo tema è lontano dalla cultura del ceto politico italiano, non se ne parla mai, e si pensa alla transizione ecologica cosiddetta come a un problema di rinnovo delle energie motrici per continuare nella crescita, per continuare nello sviluppo con meno danni. Io sostengo, come avrebbe sostenuto Fausto Gullo, che in realtà la causa causorum di tutto è il capitalismo. Grazie. Grazie a te, grazie Bevilacqua. Tra l'altro ho scoperto le tue radici calabresi, di cui non mi erano note, perché ero abituato a collocarti a Roma. Vivo a Roma. No, ma io ero abituato a considerarti allievo di Azor Rosa, come sottoscritto, che si è laureato come te con Azor Rosa. Quindi sì. Adesso mi è costruito una grande confusione a questo punto. Sono un tipo confuso. Comunque, insomma, ho capito le tue radici molto forti in Calabria, e comunque questo aiuta a capire anche la tua partecipazione alla discussione su questo straordinario personaggio della storia del comunismo calabrese. Antonella Salomoni, francamente, se io non ti conosco, e lui è la prima volta che ti incrocio, ho anche un dubbio, non ho capito bene se sei stata dalla Calabria o di Bologna. Ho bisogno di un tuo chiarimento su questo passaggio. A te la parola, Antonella. Allora, grazie. Intanto, sicuramente la prima cosa da dire è che io sono un'abusiva nella presentazione di questo volume, nel senso che non mi occupo di storia italiana, mi occupo di storia russa e sovietica. Il coinvolgimento viene direttamente da Giuseppe Pierino, che ringrazio anche per questo, e ringrazio comunque voi della Casa della Memoria per l'invito. Della Casa della Cultura, c'è una differenza. E dunque è una conoscenza recente, è quella con Giuseppe Pierino attraverso amici comuni, e probabilmente diciamo il coinvolgimento dipende dal mio impegno di lavoro, nel senso che sono quasi 20 anni che insegno presso l'Università della Calabria, mentre sono di origine bolognese, vivo a Bologna e quindi insegno anche a Bologna come secondo incarico di insegnamento. Quindi questo un po' per chiarire la mia presenza. E allora io farò ovviamente di fronte a due esperti, di fronte all'autore in primo luogo e di fronte a due esperti come Aldo Agosti e Piero Bevilacqua,
mi limiterò ad alcune brevi notazioni che ho cercato di ricavare dalle pagine del volume di Giuseppe Pierino, in un breve percorso che vede Gullo assumere nel corso della sua intera vita politica. Lo dico, è un personaggio probabilmente oggi un po' dimenticato, ma che nel quale mi sono trovata molto coinvolta per le ragioni che dirò. Dunque un percorso, quello che vorrei tracciare, che vede Gullo assumere, come scrive anche Aldo Tortorella nella sua bella prefazione, nel corso dell'intera vita politica delle posizioni di principio che confermano la linea, come già ci ricordava Agosti, del persistere mutando. Quindi un'espressione che è da intendersi come una fedeltà a degli ideali, in particolare l'impegno meridionalista, la lotta per l'affermazione della giustizia sociale, il carattere laico del suo pensiero e anche, come ci ricordava Bevilacqua, sicuramente una intransigenza morale. E quindi vediamo allora come ho provato a leggere questa linea del persistere mutando, riprendendo alcuni elementi già proposti da Agosti e Bevilacqua e con alcune, diciamo, integrazioni che ho ricavato da letture diverse. Allora, dapprima, lo si è già detto, Gullo fu alla guida del Ministero dell'Agricoltura aprile 1944, luglio 1946, una serie di governi. Il dicastero, come scrive lo stesso Gullo nel suo diario, citerò molto Gullo e citerò molto Pierino, io amo molto la filologia, e quindi, come scrive Gullo nel suo diario, il ministero in quel momento più gravoso e più difficile per dipendere da esso tutti i servizi dell'alimentazione. Ministro dei contadini, lo si è detto, nel periodo della fame, con decreti sulle terre incolte che furono il motore del movimento contadino, perché, come scrive Pierino, fornirono ai contadini strumenti legislativi essenziali per un'azione di massa legale, pacifica, tale da renderli protagonisti del loro riscatto, animando e incivilendo le campagne. Per me queste sono parole importanti. E nel volume è peraltro ampiamente indagato il tema della questione agraria per come fu discusso su relazione introduttiva di Gullo al quinto congresso del Partito Comunista, tenutosi fra il 29 dicembre del 45 e 6 gennaio del 1946, con tutti i suoi vaghi e ambigui riferimenti, non occorre tacerlo, all'esperienza colcosiana in quanto impresa cooperativa, un'esperienza allora poco conosciuta nelle sue reali conseguenze. Su Gullo ricade così, dopo la nomina, il compito di adottare immediate misure di sussistenza e tenuta sociale, lo si è detto, quindi riprendo alcune cose già che avete già sentito, l'ammasso del grano e dei cereali, un'equa distribuzione delle scarse derrate alimentari, l'incremento delle produzioni agricole, un'azione però, precisa Pierino, propedeutica a una ideale riforma agraria temporaneamente sottratta all'iniziativa del governo e, su richiesta degli alleati, rinviata all'approvazione della Costituzione. Poi Gullo fu alla guida del Ministero di Grazia e Giustizia fra il luglio del 46 e il giugno del 1947, due governi, il secondo governo De Gasperi e il terzo governo De Gasperi, chiamato a gestire la controversa amnistia di Togliatti, un compito che affrontò, direi per quello che io riesco a comprendere, con un certo equilibrio. Cercò infatti da un lato di operare contro gli abusi dei magistrati legati al passato regime, dall'altro di governare il meccanismo molto complesso, il meccanismo tecnico-politico dell'amnistia, riconoscendone gli errori di applicazione e in particolare richiamando, qui ci leggo anche la sua intransigenza, richiamando l'attenzione sul fatto che l'amnistia era applicata con eccessiva facilità ai criminali fascisti, mentre, sono le parole di Gullo, si stentava a concederla ai condannati o agli indiziati dell'altra parte. E dunque da qui il suo invito rivolto ai magistrati a prendere subito, lo sto citando, prendere subito in esame i fatti che potessero riguardare i patrioti, i partigiani, i combattenti, richiamandoli alla retta osservanza dell'articolo 3, ossia alle cause di esclusione dal beneficio dell'amnistia. In particolare Gullo contestava
ai magistrati, nuova citazione, un criterio di rigore relativamente ai partigiani e eccessiva larghezza nei confronti dei rei di delitti fascisti e di collaborazionismo, con una interpretazione della norma che prefigurava in qualche caso, a suo avviso, addirittura una ingerenza del potere giudiziario nel campo riservato al legislatore. Come ministro della giustizia, pur nella brevità dell'incarico, scrive Pierino, Gullo però come se la situazione gli consentisse una necessaria radicale riforma, dunque muovendosi attorno ad alcuni punti focali che ben dimostrano l'estensione del suo impegno, i diritti negati o violati, lo stato fatiscente di uffici e strutture giudiziarie, le ristrettezze di bilancio, così come la necessità della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, l'unità della giurisdizione, la selezione dei magistrati, l'esecuzione della pena, eccetera, e mostrando particolare attenzione alle aree più trascurate e malmesse, le devianze giovanili, la condizione carceraria, la dissoluzione funzionale e amministrativa. In sostanza pose mano a un organico progetto per defascistizzare e riorganizzare il sistema, anticipando per alcuni versi la discussione costituente. E a questo aspetto il volume di Pierino dedica ampio spazio, soffermandosi ad esempio sulle proposte di riforma dei codici, l'impianto democratico del progetto di riordino giudiziario, le ipotesi di revisione delle competenze attribuite alle corti d'assise, la riforma carceraria, eccetera. In così breve tempo furono molte le ipotesi di lavoro e le proposte che Gullo avanzò. Non mi pare irrilevante ricordare peraltro che Gullo, in quanto avvocato, patrocinò sovente partigiani antifascisti coinvolti nei tanti processi del dopoguerra. Pierino cita il caso dell'ex comandante partigiano Germano Nicolini, accusato dell'uccisione del sacerdote Umberto Pessina, forse una delle più importanti cause del dopoguerra. Ma si potrebbe anche aggiungere a ciò che ci dice Pierino, che fu tra i promotori, assieme a Umberto Terracini e Lelio Basso, del Comitato di Solidarietà Democratica, organismo fondato nell'agosto del 48 all'indomani dell'attentato a Togliatti, con l'intento di fornire assistenza legale e sostegno materiale agli arrestati per motivi politici e alle loro famiglie, organizzando collegi di avvocati altamente qualificati col fine esplicito di portare su un piano di battaglia politica ogni processo come in quanto palese violazione delle libertà sancite dalla Costituzione. Questo comitato sarà particolarmente attivo proprio nella tutela di ex partigiani accusati di atti di violenza sommaria nei confronti di fascisti e avversari politici. Su queste tematiche le ricerche sono molto recenti e condotte in gran parte da giovanissimi studiosi. Ne va sottovalutato, per ritornare alla figura di Umberto Terracini, il sostegno che Gullo offrì in varie occasioni, ancora una volta insieme a Lelio Basso e Terracini, a molto più tardi alle attività del Tribunale Russell, ad esempio in occasione della Conferenza Mondiale dei Giuristi per il Vietnam tenutasi nel luglio del 68 a Grenoble. Infine, l'ultimo aspetto, quindi sarò davvero molto breve, l'ultimo aspetto del volume che ha soprattutto attirato la mia attenzione è quello riguardante la posizione assunta da Gullo, ormai anziano, sui diritti civili rispetto alla centralità dei diritti sociali. Una posizione che lo porta nel 66, lo si è accennato, non solo a legarsi alla battaglia di liberali come Antonio Baslini e socialisti come Loris Fortuna per introdurre in Italia lo scioglimento del matrimonio, secondo quanto recita il testo di legge, ma anche ad accettare, come si è detto, la presidenza della Lega per l'istituzione del divorzio propostagli dai radicali. Scrive Pierino che nella scelta di vita comunista di Gullo le idealità democratiche e egualitarie si trovarono congiunte con quelle laiche, perché Gullo percepì la portata rivoluzionaria dei diritti umani e il loro limite se disgiunti dai diritti sociali. E in questo mi pare che il pensiero di Gullo abbia una certa originalità rispetto ai suoi tempi. Nello schema proposto dal volume,
pare che sia proprio questo il punto di partenza dell'incontro con il socialismo e il comunismo, dato che l'innesto avviene, sono sempre parole di Pierino, con un originario spirito libertario. Le fonti disponibili per vedere la formazione delle idee della giovinezza recuperate nella vecchiaia sembrano comprovarlo. Io non sono in grado di dirlo. Non posso quindi dire se fosse, ad esempio, semplicemente tattica invece che una scelta ideologicamente fondata questa considerazione che Gullo fa ai margini delle discussioni intorno all'articolo 7 della Costituzione, quando scrive, credo che queste parole vengano da pagine del suo diario, quando scrive: sono ben altri i bisogni che urgono e i problemi che aspettano una soluzione. Un enunciato che sembra tratto senza variazioni dal primato dei diritti sociali sui diritti civili, quindi nel solco di una tradizione materialistica piuttosto ordinaria, perché semplice inversione del primato dei diritti civili sui diritti sociali. Stando all'uso che Pierino fa di alcuni importanti interventi di Gullo costituzionalista, per me questo è stato davvero motivo di grande interesse, lo spostamento della questione della indissolubilità del matrimonio, che un emendamento di Umberto Grilli riuscì a cancellare, aprendo di fatto la strada a distanza di 20 anni all'introduzione del divorzio in Italia. Dunque questo spostamento della questione della indissolubilità del matrimonio dal piano dei diritti civili al dibattito intorno alla famiglia, dibattito imposto dai cattolici, non sembra risolvere le ambiguità intorno alla relazione tra diritti civili e diritti sociali. Che tuttavia vi sia insofferenza di Gullo rispetto alla dipendenza da questa impostazione del dibattito sembra emergere in varie parti del libro, che riportano ad esempio le sue interpellanze parlamentari, in cui ci si riferisce, lo cito, ai cambiamenti politici, culturali e di costume in connessione ai diritti e alla crescita democratica e civile. Esemplare da questo punto di vista una sua mozione sulle intromissioni del clero nella campagna elettorale. Si riferiva a due distinte tornate a cavallo degli anni 57-58 come attentato allo stesso articolo 7. Aver collocato la denuncia delle intromissioni del clero nella vita politica e sociale, oltre che nell'educazione pubblica, fa dunque riaffiorare una posizione laica di principio che Pierino ritiene di poter attribuire allo stesso sentimento di uomo libero che segnò anche la posizione di Gullo sull'URSS e lo stalinismo. Io di questo non sono molto sicura, lo dico con grande chiarezza. È una posizione che avrebbe probabilmente bisogno di ulteriori approfondimenti, aumentando il numero delle monografie sui dirigenti di partito della generazione di Fausto Gullo. E vi ringrazio e ringrazio Giuseppe Pierino per questo suo lavoro. Grazie a te Antonella, grazie a te. Questo ultimo passaggio meriterebbe di essere sviluppato meglio, ma lasciamolo un po' sullo sfondo, sentiamo cosa dice Pierino di questo. Pierino, tu sei stato entrato in contatto con la Casa della Cultura tramite una comune amica che io penso sia giusto ricordare e ringraziare in questo momento, permesso che stia anche ascoltando, Carmen Leccardi, che ha insegnato della Calabria, che collabora tantissimo con la Casa della Cultura e con parte della nostra attività quotidiana, e so che è stata un po' tramite di questa cosa per cui tu hai voluto giustamente presentare il tuo libro anche in Casa della Cultura. A te la parola, Pierino. Io non so da cosa cominciare, perché la discussione riguarda la vita lunga di un uomo molto impegnato e anche con caratteristiche sue, non semplici da capire. Ora, io vorrei dire ad Antonella che Gullo è stato sempre così, è nato così. Gullo, a 3 anni, perse il padre e la madre, che aveva 4 piccoli
bambini, una nidiata abbastanza vasta. La madre, che aveva 29 anni, non sapeva cosa fare con questi bambini. E li ha fatti crescere così come volevano. E Gullo si è ispirato forse a un nonno carbonaro e anche forse a un fratello di 2 anni più grande di lui, ma molto intelligente, intelligentissimo e coltissimo per la sua età, maturo. Questo fratello poi lo perse perché impazzì quando aveva 25 anni e fu una grossa tragedia per tutta la famiglia. Gullo crebbe così in una famiglia di borghesia intellettuale che si era distinta in grandi opere pubbliche. Per esempio, tutte le opere di legittimazione del Delta del Po, a Goro, Cosigoro, Ferrara, sono in grande misura opera del padre di Gullo, che aveva scelto di laurearsi non a Napoli, come tutti i meridionali, ma a Milano, al Politecnico di Milano, e aveva partecipato alla prima gara, al primo bando, per frequentare corsi all'estero dell'Italia Unita. La storia del risorgimento si mescola quindi con l'attività di Gullo, della famiglia Gullo, ed è qui che lui mette le radici per questa attività che è stata sempre in qualche modo contestata e negata. Noi diciamo, ma Gullo è stato emarginato alla fine. No, no, no. È stato emarginato alla fine in maniera molto pesante, ma ha avuto una lunga emarginazione anche prima. Gullo non era né comunista né socialista quando era ragazzo, era di sinistra, era un cane sciolto. E a 20 anni fu eletto consigliere comunale con i voti di tutta un'area di sinistra anticlericale, repubblicana, insomma, tutta quest'area qui votò per Gullo. E così come fu eletto consigliere provinciale nel 14, come ha ricordato Agosti. Io penso che Agosti ha tracciato la vita di Gullo in maniera abbastanza sicura. E così, forse non ha avuto forse presente la formazione culturale di Gullo. Non ha avuto forse presente qualche aspetto nei rapporti umani, anche dei dirigenti comunisti. Per esempio, con Terracini ha avuto sempre un rapporto importante con Gullo, perché nel primo congresso, prima del congresso di Lione, che si fece a Cosenza, anzi a Pedacci, una frazione di campagna, perché c'era già il fascismo, Terracini venne per conto della direzione che ormai aveva una gestione da parte dell'Ordine Nuovo. E Gullo però era il relatore della Federazione Comunista di Cosenza che si opponeva all'Ordine Nuovo, che sosteneva le posizioni
di Bordiga. Quindi è da lì che nasce questo rapporto, che poi è stato un rapporto anche di amicizia, di grande amicizia tra Gullo e Terracina, ma di grandi polemiche. E d'altra parte, sia Terracini sia Gullo erano due molto preparati in diritto. Io penso che Gullo meritava, perciò io ho scritto questa relazione, questo libro, meritava un risarcimento per questa vita in qualche modo, si può dire, in parte sciupata. Ma non per colpa di Gullo. Io devo dire che ho conosciuto Gullo che era un bambino, aveva 8 anni, 9 anni. E quando l'ho visto la prima volta ne sono rimasto incantato, come ho scritto nel libro, perché sapeva parlare, rispetto a me che non spiccicavo una parola, era bravissimo, e mi incantava. Devo dire che Gullo aveva un'eleganza unica che non era ricercata, era una persona alla mano con tutti, ma soprattutto con i ragazzi, con i giovani. E con me ha stabilito un rapporto subito di dialogo. Io discutevo con Gullo, io 8 anni, 9 anni, 10 anni che discutevo con Gullo. E una volta, ricordo nel libro, gli ho fatto un'osservazione, rimanendo stecchito io, perché mi sono accorto subito che avevo fatto una cosa poco opportuna. Quindi ho avuto verso Gullo sempre un certo amore, un certo affetto. E quando ho deciso di scrivere questa cosa, il risarcimento modesto, elementare, per i torti subiti da Gullo, Tortorella mi dice: vuoi scrivere una biografia su Gullo? Ma non era un massone. E io gli dico a Tortorella: sì, era un massone per i dirigenti comunisti, ma non era un massone. Quindi l'immaginazione di Gullo è partita subito dalla non adesione all'adesione nuova. Lì c'è stato un elemento di rottura. E Gullo aveva un rapporto con i dirigenti comunisti che era verso tutti lo stesso. Cioè, Gullo aveva una sua posizione. Questa sua posizione era pronto a discuterla, a modificarla anche se, ma se si convincesse. Per il resto, discuteva amicizia, collaborazione, ma le cose che gli premevano erano intoccabili. Non ci spostava. E già con Bordiga, quando conobbe con Bordiga all'università, come ha ricordato Agosti, i rapporti erano, insomma, amichevoli, molto buoni, però ognuno con le sue posizioni. E le posizioni di Gullo non erano proprio identiche a quelle di Bordiga. E non solo non erano identiche a quelle di Bordiga, ma tendevano ad allontanarsi. Sono andati in guerra, tutti e due, e sono tornati poi dalla guerra, tutti e due, ma
in questo lungo periodo le posizioni non si erano avvicinate, si sono ritrovate al ritorno dalla guerra sulla base proposta dal Partito Socialista di allora. Gullo si è iscritto al Partito Socialista nel 1918, che aveva 31 anni, non era proprio un ragazzo. Con Bordiga stabilisce un rapporto che era quello dovuto al segretario che affrontava le vicende politiche del momento. E Gullo questo rapporto lo mantiene fino al 1927, forse anche qualche mese più in là. Non si sa quando i rapporti con Bordiga si siano rotti e perché si siano rotti, però non c'è dubbio che il rapporto con Bordiga è duraturo, un rapporto serio, un rapporto che non fa nessun cedimento, che non ha nessun cedimento. E devo dire che questo rapporto con Bordiga stabilisce una distanza col resto del gruppo dirigente che dura per tutto il periodo della guerra, fino al congresso di Napoli, per la svolta di Salerno, fino al 1944. Gullo era considerato il dirigente, il capo comunista in Calabria, qui a Cosenza, era il responsabile della cellula, ma non perché fosse eletto da qualcuno, nessuno lo aveva eletto. Tutti gli altri conoscevano questo ruolo, ma lui non era il responsabile vero, ufficiale, no. Ma a parte la base, i rapporti di Gullo con i dirigenti comunisti non erano un granché. Bisogna dire che Gullo affrontò questo periodo con molta, insomma, abilità, perché, come diceva Agosti, come diceva anche Pier Bevilacqua, la sua scelta era una scelta politica di partito e ognuno vedeva che lo sforzo suo era quello di fare grande il partito, allargarlo, dargli gli strumenti per capire la realtà e per cambiare questa realtà. Non c'è dubbio che questa attività va avanti fino al periodo della guerra e anche dopo. Durante tutta la guerra ha un solo rapporto con l'esterno, e questo rapporto ce l'ha con un inviato del centro estero di Parigi, che è un cosentino anche lui, un cosentino, un giovane sarto, elegante, capacissimo, bravo, che viene a incontrarlo. E lui diffida di questo sarto, perché non pensava che un cosentino potesse pigliare contatti con lui per conto del centro estero di Parigi. Comunque si stabilisce questo rapporto e si arriva poi alla fine della guerra. Alla fine della guerra Gullo ha una sua formazione personale che naturalmente si è formata sulla base di una cultura vastissima che pochi hanno, specialmente nella politica. Devo dire che l'intervento di Antonella è stato così bello, così attinente al ruolo di Gullo, però Antonella si è dimenticato che Gullo ha avuto una funzione particolare come ministro della giustizia, ma
questa funzione particolare che lei ha ricordato naturalmente non era tale da far emergere la cultura giuridica di Gurlo. Che cosa Gurlo costruiva alla base, tenendo conto, Antonella ha avuto la bontà di tacerlo, che Gurlo non sfuggiva praticamente a queste giudizi esterni che riguardavano la sua attività di ministro. La sua attività di ministro alla giustizia sono state aspramente criticate e anche falsamente criticate. Pensate che un giornale di sinistra, Non Mollare di Firenze, scrisse che Gurlo, nominato ministro di giustizia, era come Corbellini, che senza aver mai visto un aereo, era stato nominato ministro dell'aeronautica, mentre Gurlo, con la sua, un contadino, un agricoltore calabrese, era nominato ministro dell'agricoltura. Una visione proprio. E questo è un giornale della sinistra. È uno dei primi ad esprimere un giudizio negativo su Gurlo, uomo di diritto, su Gurlo ministro di grazia e giustizia, su Gurlo, diciamo, responsabile di un settore così delicato della vita nazionale. Uno dei primi stabilire questa cosa fu Piero Calamandrei. Piero Calamandrei aveva un giudizio negativo su Gurlo, ma non solo Piero Calamandrei, col quale Gurlo subito dopo fece una grande amicizia, stabilì un'amicizia grandissima, una collaborazione e insieme. E poi Gurlo tenne l'orazione funebre alla Camera di Calamandrei. Ma tutta l'Accademia dei giuristi fu contro Gurlo. Si dissero cose ignobili su Gurlo. Su Gurlo si espresse tutto questo mondo che, insomma, ebbe un ruolo allora purtroppo decisivo nel sostegno alla DC, che non voleva nessuna misura per la giustizia. Le misure a cui faceva riferimento Antonella, tutte quante scritte in proposte di legge, queste misure non sono state neppure discusse, non venivano manco discusse, perché ormai la crisi era aperta, sostanzialmente era aperta la crisi con la DC. E la DC si opponeva. Ma io ho trovato tra le carte di Gurlo uno schema di intervento che forse sono il solo ad aver letto. Bisognerebbe che qualcuno più capace di me lo leggesse questo documento. Gurlo, in una riunione di componenti le commissioni per la riforma dei codici, parla della formazione del codice, di come è nato in Occidente il codice, e risale al 1560 ad una riunione del Terzo Stato in Francia, e poi a una riunione successiva 30 anni dopo,
e poi al Parlamento di Parigi che vota finalmente questo codice con 360 articoli. Insomma, Gull in quello schema di intervento polemizza con i grandi cattedratici, i grandi avvocati, i grandi professoroni che lo avevano bersagliato per mesi e mesi e mesi e che ancora oggi continuano a parlarne in maniera molto critica. La storia sostanzialmente ha messo in evidenza che Gull, così bravo come ministro dell'agricoltura, non era in grado di dirigere quel ministero. Togliatta l'aveva messo lì soltanto per avere un uomo di fiducia, che è una bestemmia, perché Gull invece aveva una conoscenza, una preparazione che è infinitamente migliore e maggiore di quella di tanti altri professori universitari di allora. Ora, questo era Gull. Io vorrei però dire che, essendo d'accordo su tutte le cose che sono dette, vorrei fare soltanto un'osservazione. Gull ha operato in maniera, insomma, unitaria, senza schemi, non aveva schemi. Non era un pazzioso. Gull è riuscito ad avere un ruolo grazie a Togliatti, perché a Napoli non era mica scritto che Gull fosse ministro, diventasse ministro. Diventò ministro per l'intervento che fece al Consiglio nazionale e lo apprese questa nomina l'ha presa mentre tornava dal congresso siciliano. L'autista arriva a Catanzaro, si ferma, il segretario, che è un falegname della Federazione Comunista, gli dice: auguri compagno Gull, ti hanno nominato ministro. A che? All'agricoltura. Così avvenne la nomina di Gull. Ma poi Togliatti, che non conosceva Gull, scoprì chi era Gull, la cultura di Gull, la preparazione di Gull, il carattere di Gull, la fermezza di Gull nell'affrontare le questioni di sostanza. Ora, questo è importante perché fino alla fine fu così. E con Togliatti stesso il rapporto divenne amichevole, franco, leale. E Togliatti faceva osservare a Gull quello che riteneva, ma Gull gli dava i suggerimenti che riteneva lui, le critiche che faceva lui, lo spingeva a seguire determinate scelte. Mentre bisogna dire che alla fine la polemica con Togliatti avvenne nel 64, alla morte di Togliatti, qualche settimana prima, qualche mese prima della morte di Togliatti, alla conferenza di Napoli. Scusa, la mia batteria mi sta lasciando, se mi vedete scomparire... No, io finisco. Prendetelo come... L'unica cosa che vorrei far emergere è questa.
il Gull aveva una riserva sulla DC. Questa riserva sulla DC è durata fino alla fine. E alla fine Gull non capiva più per quale motivo il Partito Comunista non prendesse una posizione netta di opposizione alla DC e mantenesse l'equivoco dell'unità coi cattolici. Ora, mi pare che la posizione di Gull era una posizione ragionevole, non era una posizione che spingesse chissà verso dove. Così come ragionevole era la posizione di Gull rispetto anche ai temi internazionali. Su questo punto penso che bisognerebbe approfondire, sono d'accordo con Antonella perché si approfondisca il giudizio sullo stalinismo. Gull non è stato stalinista mai sostanzialmente e all'inizio era anti-stalinista. Poi questo giudizio è andato via modificandosi, ma è stato proprio l'esatto opposto di quello che è avvenuto per gli altri dirigenti comunisti. Mentre i dirigenti comunisti da stalinisti diventavano anti-stalinisti, Gull da anti-stalinista passo passo comincia a dare giudizi più positivi verso Stalin. Io sono convinto di una cosa, che la costruzione del mostro Stalin, di un mostro, era necessaria per costruire la svolta che c'è stata nel 46, 45, 46. Devo dire che allora i comunisti commisero molti errori, i comunisti italiani, ma non c'è dubbio che Togliatti avesse ragione su Stalin. Stalin aveva una linea abbastanza ferma che non modificava. Si modificavano le condizioni. Se prima Stalin ha dovuto governare il processo di riforma agraria in Russia, si è dovuto dare la terra ai contadini e così via. E non c'è dubbio che si è trovato in una tempesta diversa poi l'epoca della guerra, è diverso poi il dopoguerra, ma la linea di Stalin è stata sempre la stessa. E il giudizio che bisogna dare su Stalin non riguarda fatti esteriori, ma riguarda la sostanza delle scelte che sono compiute, valutando queste scelte anche in maniera complessiva, perché non c'era soltanto Stalin ad agire, c'erano tante altre forze che agivano e queste forze non possono essere tagliate fuori. Ora, io sono convinto che nel momento in cui il mondo si dice è a un bivio e se non sceglie di mettere riparo alla questione climatica, precipita. Questa questione, questo bivio esiste, è vero, è così, però dobbiamo domandarci se questo scorcio che c'è stato, questa fase storica che è partita nel 46, 45, 46 e ancora perdura, no. E alla fine per quale motivo? Ed è alla fine, avendo aggravato le condizioni per cui bisogna ora affrontare quest'altro problema. E qui secondo me c'è un problema che riguarda i giudizi su Stalin.
Stalin era quello che era, era un uomo duro. Io non ho parlato mai di Stalin, o meglio, ho parlato di Stalin in relazione alle cose che ha fatto, alle cose negative che ha fatto, che sono apparse negative, ma che erano giustificate dalle condizioni esterne, dai fatti rivoluzionari. Quindi è su questo che con Antonelli in maniera particolare bisogna approfondire il discorso. Antonella ha detto di avere delle riserve, sono giustissime, come non potrebbero avere riserve in una materia come questa. Però non c'è dubbio che questo è necessario se vogliamo affrontare in maniera precisa una fase nuova e aprire un discorso nuovo, che è fondamentale per tutti ed è la via maestra per poter affrontare e risolvere in maniera definitiva questo problema dell'unità del mondo, che la guerra ci aveva in qualche misura stranamente donato. Bene, grazie Pierino, grazie per aver costruito un po' tutto insieme della vicenda. Io chiedo ai nostri interlocutori, sono rimasti solo due, Aldo Agosti e Antonella Salomoni, avete da aggiungere qualcosa alle considerazioni di Pierino? No. Bene, allora io ho cercato di vedere se sono anche commenti in chat, non ci sono altri commenti. Io direi che possiamo chiudere qui allora questa nostra conversazione. In realtà abbiamo fatto un'operazione culturale, stasera abbiamo presentato la riflessione su un autore che era rimasto, in qualche modo era uscito dal cono di luce della nostra riflessione storiografica. È stato recuperato, messo con grande forza nella discussione, una figura molto particolare, devo dire molto interessante vedere questo personaggio, con tratti molto molto particolari dentro la storia comunista italiana. E quindi è stata un'operazione culturale reale, importante, insomma un passo, un tassello nella storia del PC di questo centenario che a me sembra importante. Grazie Pierino. E grazie ovviamente, come sempre, ad Agosti e Antonella Salomoni, che abbiamo conosciuto per la prima volta questa sera. Grazie di cuore e al prossimo appuntamento. Grazie anche a voi. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti. Ciao Pierino, arrivederci. Ciao.